Un anno fa era stata la prima panchina inaugurata dopo il progetto di Viale a Colori, dove le 10 panchine del Viale Regina Margherita riprendevano colore, dando ad ognuna di loro anche un tema sociale. Venerdì, durante la giornata contro la violenza sulle donne, il consigliere comunale Elisa Faraci, nonché fautrice del progetto, insieme ad altri due consiglieri, Angela Caruso e Federica Scalia, si sono ritrovate dinanzi la panchina per ricordare il valore della giornata e disprezzare ogni forma di violenza causata sulle donne. Il messaggio che mi sento di dire a tutte le donne è di non rinunciare al diritto della libertà e di non consegnare mai la propria vita nelle mani di nessuno e di denunciare qualsiasi tipo di violenza perché le istituzioni ci sono e sono a fianco di tutte le donne che hanno bisogno di sostegno. Quello che mi sento di dire è ribellati da qualsiasi forma di abuso, difenditi da qualsiasi forma di violenza, ma soprattutto hai la possibilità di denunciare al 1522. Il messaggio che diamo è sempre quello. Ormai le parole ridondanti sembrano quasi inutili perché il fenomeno del femminicidio e della violenza sulla donna è sempre più costante, è sempre in aumento, non cala. Per cui, oltre a dire donne, state attente, per favore, state attente, al primo cenno, al primo segno, andate via, scappate e denunciate.